L'assessore regionale Samonà ad Agrigento per inaugurare la ripresa dei lavori al Teatro Ellenistico della Valle dei Templi. Domani è 1 maggio, ma l'Euroform anticipa di un giorno i festeggiamenti. Vaccini anche nelle strutture sanitarie private, definite le modalità per ottenere la certificazione verde. I postini adesso portano i farmaci a casa. Dopo 25 anni in Forza Italia, ora la Lega, l'onorevole Giambrone, sindaco di Cammarata, dopo mesi parla della sua scelta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ripresa dei lavori di scavo al Teatro Ellenistico della Valle dei Templi. Stamani conferenza stampa di presentazione in tandem con l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà e il direttore del parco Roberto Sciarratta. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ripartono da oggi i cantieri alla Valle dei Templi di Agrigento. Si torna così a scavare nel sito del Teatro Ellenistico. La nuova campagna, che si è aperta oggi alla presenza dell'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, del direttore della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, che dirigerà i lavori insieme all'archeologa del parco Valentina Camminici, Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo, permetterà di indagare la parte centrale e meridionale del teatro, sperando che l'interramento abbia mantenuto le strutture in un migliore stato di conservazione. È un momento importantissimo, noi tutti speriamo di lasciarci presto la pandemia alle spalle, ma nel frattempo riprendono i lavori, riprendono gli scavi per ritrovare, riportare alla luce il teatro ellenistico grazie al parco archeologico della Valle dei Templi. È un momento di inizio importantissimo, un cantiere che durerà 6 mesi e sarà anche un cantiere didattico, perché potranno venire i visitatori, potranno venire gli studenti universitari. C'è un accordo anche con l'università siciliane per fare in modo che questo cantiere sia un cantiere aperto, che faccia in modo di testimoniare al mondo, è proprio il caso di dirlo, la magnificenza dell'antica Cragas di Agrigento, dell'Agrigento storica. Sì, era nei nostri pensieri riprendere l'approfondimento scientifico nell'area del teatro. Abbiamo impegnato le somme, le abbiamo appaltato e questo lavoro ci consentirà di ampliare le nostre conoscenze, perché si procederà a uno scavo nella parte centrale e meridionale dell'area del teatro. Successivamente saranno fatte altre opere, finanziate altre opere? Per ora aspettiamo cosa tireremo fuori da questo studio, che impegneranno per i prossimi mesi le nostre archeologhe, e ci sarà da attivare una serie di procedure e di conoscenze, per cui l'aspetto futuro lo vedremo strada facendo. Dopo tanti mesi di attesa, finalmente possiamo dire che ricominciamo con la ricerca in uno dei siti più importanti della nostra città, e questo con il migliore degli auspici, perché appunto le ricerche che inizieremo a breve ci porteranno a indagare la parte centrale dell'edificio teatrale di Agrigento, tanto caro agli agrigentini, che sono stati presenti accanto a noi a seguire le prime fasi della fortunatissima scoperta di questo monumento, cercato vanamente per secoli. E quindi adesso siamo felici di poter ricominciare la ricerca e ben presto, insomma, coinvolgere di nuovo il pubblico di affezionati che ci segue con grande interesse nelle attività didattiche che faremo durante il cantiere, e quindi anche il cantiere aperto. L'obiettivo ovviamente è sapere di più di questo monumento straordinario, dalla posizione straordinaria che ha questo palcoscenico naturale offerto appunto dalla collina dei Templi, e che è un monumento chiave anche nell'urbanistica della città, perché costituiva l'ingresso scenografico alla Agora, quindi al foro, ecco, della città ellenistico-romana. E la nostra è un'azienda che lavora da tantissimi anni nel restauro e negli scavi archeologici. Noi abbiamo lavorato tanto qua sulla Valle dei Templi e da tantissimi anni, e conosciamo bene il territorio.
è ricco di tanti reperti archeologici, di tanti ritrovamenti archeologici, e questo teatro è stato una nuova, è stata ritrovata da poco. Vi siete fatti un'idea all'incirca sulla consistenza del teatro, sul perimetro, non so, avete fatto qualche rilievo? Sì, abbiamo, bene o male sappiamo l'area interessata, però ancora c'è da vedere dove arriva, come si estende, dove va a finire in sostanza questa cosa, per cui bisogna ricercare ancora e stabilire il tipo di intervento da fare. Festa della Repubblica anticipata di un giorno. L'iniziativa è dell'Euroform Scuola dei Mestieri e si è svolta nella sede di Agrigento. Vediamo. Un'iniziativa che state organizzando in prima del primo maggio, dedicato appunto alla festa del lavoro. Domani sarà il primo maggio, ecco, voi come Euroform avete pensato di fare qualcosa in merito? Sì, una bella giornata, oggi abbiamo ricevuto il sindaco con la sua giunta, tutti gli assessori, per noi è stata un'occasione importante per farci conoscere. Siamo alla vigilia della festa del lavoro, noi siamo una scuola dei mestieri, in questo triste periodo della nostra Repubblica. Insomma, cerchiamo di venire fuori da una situazione grave che è stata determinata dal Covid e speriamo di uscirne quanto prima. E il desiderio è quello di ripartire. Si riparte con la scuola, si riparte con i mestieri. Noi siamo una scuola ormai presente ad Agrigento, ma non solo ad Agrigento, siamo radicati in 7 province della regione e organizziamo i percorsi di istruzione e formazione professionale che sono completamente gratuiti. Noi prepariamo i futuri chef, i futuri pasticceri, i futuri pizzaioli, i futuri meccatronici, i futuri operatori del benessere. Insomma, con questa nuova giunta desideriamo farci conoscere come lo abbiamo fatto nelle altre realtà. Insomma, tantissime offerte per chi in questo momento deve decidere sul destino del proprio futuro. Esatto. Tra l'altro ringrazio veramente il sindaco e tutti gli assessori perché è doveroso da parte nostra, una scuola proiettata nel futuro, anche avere il rapporto con le istituzioni per possibilmente veicolare l'offerta di sviluppo del territorio e quindi questa nuova giunta, questa nuova amministrazione, vogliamo sicuramente stabilire un rapporto di sinergia per guardare al domani. Partendo dalla scuola, partendo dai mestieri, e in questo noi lo facciamo in maniera eccellente, siamo insomma, ormai una delle migliori realtà in Sicilia, con oltre 4.500 alunni di popolazione scolastica. Eva Di Betta ha organizzato la giornata di oggi, una giornata importante che precede la festa del lavoro il primo maggio nell'ambito delle attività didattiche di Euroform. Sì, oggi è una giornata dedicata alla celebrazione della festa del lavoro, proprio in una scuola dei mestieri, non a caso, considerato che per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia non si può festeggiare con manifestazioni di piazza la festa del lavoro, ci è sembrato coniugare quello che è il simbolo della nostra società, quindi i giovani che soprattutto in questi anni sono rimasti fermi a causa del Covid e che hanno subito veramente uno stallo sociale, con la società civile, quindi non a caso l'amministrazione comunale ha accolto il nostro invito di venire a celebrare qui in una scuola dei mestieri la festa del lavoro, proprio per lanciare questo messaggio forte che tra l'altro è stato anche sottolineato da CGL CISL UIL, cioè il motto di quest'anno è l'Italia sicura con il lavoro, proprio perché quelle famose 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore per dormire diventino il simbolo della rinascita della nostra società, perché solamente con la campagna di vaccinazione, vaccinando la totalità della popolazione, si può riprendere a vivere, si può ritornare a lavorare, perché ricordiamo che statisticamente purtroppo abbiamo visto in questo 2020 chiudere molte attività, abbiamo visto molte perdite, e l'unico modo per potersi riappropriare della propria dignità è proprio quello di ritornare a lavorare come? Con sicurezza, con serenità, e quindi il simbolo di Euroform che appunto forma i giovani e li accompagna
al lavoro, quindi forma giovani professionisti, va coniugato con l'ingresso dei giovani stessi nella società, cioè far capire loro che sono parte essi stessi di questo tessuto sociale. E quindi mi sento veramente di ringraziare l'amministrazione nella persona del sindaco e degli assessori oggi presenti, che hanno colto il nostro invito e sono qui oggi con noi per la festa del lavoro. Per me è un giorno importantissimo questo, ringrazio anche chi mi ha invitato qui accanto a me, c'è il direttore che ha tenuto tantissimo che noi amministrazione per intero fossimo qua presente oggi, è una realtà importante per Agrigento, le discipline agroalimentari e tanto altro, la meccatronica. Penso che anche questo è un altro tassello da aggiungere allo sviluppo culturale agrigentino. Sono veramente lusingato di essere cittadino agrigentino e concittadino di chi mi sta accanto oggi. Una festa dei lavoratori davvero difficile, anche quest'anno. Eh sì, ancora un altro primo maggio che viviamo con delle condizioni di restrizione e che ovviamente non consentono l'organizzazione delle manifestazioni così come CGIL e CISL UIL sono abituate a fare. È ancora un anno molto difficile per la condizione economica e sociale molto fragile della nostra provincia. Purtroppo le condizioni non vanno verso qualcosa di positivo. Questo è il motivo per cui anche in questa giornata così importante, quella del primo maggio, chiediamo ancora di più a gran voce che venga prorogato il blocco dei licenziamenti e che venga prorogata la cassa Covid, perché in un contesto così complicato e difficile non riteniamo che non siamo in grado ancora di poter gestire cose differenti, soprattutto in un tessuto sociale ed economico come il nostro, che è molto molto fragile, dove c'è un grande bisogno. Sembra che il governo stia facendo al momento poco per il Sud. Ma diciamo che questa è una di quelle cose su cui stiamo provando a studiare un attimo, perché a parole sta facendo tanto, cioè, nel senso che si dice che tante risorse arriveranno, che tante opere dovranno essere sbloccate, che tanti lavori verranno messi in campo. Poi in realtà si va a guardare un po' quelli che dovrebbero essere i cantieri che devono essere aperti, si va a guardare un po' l'effetto di questo tipo di operazioni. Al momento non abbiamo visto praticamente nulla. L'attesa è grande, anche perché riteniamo che solo da lì può nascere una migliore qualità della vita delle persone che noi rappresentiamo. Ci si aspetta tanto, ma non abbiamo la condizione oggi di guardare con attenzione al fatto che tante opere devono essere cantierate. Non ci sono le persone che le rendono cantierabili. Questo significa che non partono le cose che servono, e quindi oggi abbiamo un po' di disillusione rispetto a questa operazione. Ci si chiede fiducia, e noi ovviamente la fiducia, per ovvio, e un po' di ottimismo dobbiamo pure averlo, però se facciamo il paragone rispetto alla condizione in cui le persone si trovano a vivere, noi riteniamo che ci vuole un intervento straordinario. Ecco, vediamo tante parole, pochi fatti, e su questo speriamo che almeno nel prosieguo ci possa essere qualcosa di diverso. In Sicilia le vaccinazioni anche nelle strutture sanitarie private. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. In Sicilia anche le case di cure convenzionate faranno la propria parte nella campagna di vaccinazione anti-Covid, effettuando fino a un massimo di 80 somministrazioni al giorno per ciascuna struttura. È il risultato di un accordo stipulato dalla Regione Siciliana con l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che consentirà in tutto il territorio siciliano di ampliare ulteriormente gli hub e i centri vaccinali. Il protocollo siglato dal Presidente della Regione Nello Musumeci e dal numero 1 di AIOP Sicilia Marco Ferlarso non prevede alcun costo a carico della Regione. In particolare le case di cura organizzeranno gli aspetti logistici e sanitari, il personale, i locali, i frigoriferi, che saranno necessari ad accogliere quanti vorranno ricevere il vaccino, mentre spetterà alle ASP locali assicurare l'approvvigionamento e la consegna dei vari sieri.
Le case di cura inoltre metteranno a disposizione un proprio team composto da almeno un medico per le eventuali reazioni avverse, un infermiere e un amministrativo, i quali dovranno prima essere stati vaccinati. Il personale in questione sarà formato dalle ASP locali e anche nelle strutture private. I criteri di somministrazione del vaccino ovviamente rispecchieranno le priorità e i target del Piano Sanitario Nazionale. Le strutture private che aderiranno all'iniziativa andranno via via ad aggiungersi sulla piattaforma telematica per le prenotazioni a quelle già attivate dalla Regione operative in Sicilia. Definite in Sicilia le modalità per ottenere la certificazione verde Covid-19 da utilizzare per gli spostamenti tra le regioni localizzate in zona rossa e arancione, come previsto dal nuovo decreto riaperture del Governo nazionale. Lo prevede una circolare dell'Assessorato regionale della Salute firmata dal Presidente della Regione Assessore per la Salute ad Interim Nello Musumeci, inviata assieme ai modelli predisposti a tutti i direttori generali e direttori sanitari delle aziende sanitarie della Sicilia. Il cosiddetto Green Pass, rilasciato anche in formato cartaceo, prova lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid, ciclo completo con la seconda dose, oppure la guarigione dall'infezione con cessazione dell'isolamento prescritto, o ancora l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Nel caso del completamento del ciclo vaccinale, la certificazione ha validità di 6 mesi e, come prevede il decreto legge, è rilasciata su richiesta dell'interessato dalla struttura sanitaria o da chi esercita la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Chi è guarito dal Covid, sempre come prevede il decreto legge, può ricevere la certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero. I pazienti non ricoverati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. La certificazione di test con esito negativo invece ha una validità di 48 ore e viene rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata e dalle farmacie che svolgono i test, oppure dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Imprenditori, commercianti, albergatori e cittadini di Lampedusa, insieme con il sindaco Totò Martello, si sono dati appuntamento per un flash mob organizzato con l'obiettivo di richiamare l'attenzione del governo e del commissario Covid sulla necessità di vaccinare i cittadini delle Pelagie e delle altre isole minori. Il servizio. Imprenditori, commercianti, albergatori e cittadini di Lampedusa, insieme con il sindaco Totò Martello, si sono dati appuntamento in via Roma, la principale strada dell'isola, per un flash mob organizzato con l'obiettivo di richiamare l'attenzione del governo e del commissario Covid sulla necessità di vaccinare cittadini delle Pelagie e delle altre isole minori, l'iniziativa che si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. È stata promossa dai rappresentanti di Federalberghi, Associazione Imprenditori, Consorzio Balneare, Associazione Armatori e COGEPA. Rendere le nostre isole Covid-free non significa solamente salvare la stagione estiva e sostenere il turismo, che per noi rappresenta la principale fonte di economia, dicono i rappresentanti delle associazioni che hanno promosso il flash mob. Vaccinare i cittadini delle isole è una vera e propria necessità, perché qui non abbiamo un ospedale. A Lampedusa e Linosa anche gli interventi sanitari ordinari possono trasformarsi in emergenze. A loro fianco l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Totò Martello. Siamo stati prima a chiedere una vaccinazione generalizzata per i cittadini delle isole minori, dice il primo cittadino, e qui in particolare è ancora più urgente poiché siamo un territorio di confine. Mi auguro che il governo ed il commissario Covid comprendano che la motivazione alla base della nostra richiesta è più che giusta e merita una risposta immediata. E poi a partire dal prossimo 3 maggio verrà comunque impressa un'accelerazione alla campagna vaccinale nelle isole Pelagie. Ci impegniamo a vaccinare dal coronavirus tutte le persone aventi diritto e rientranti nelle categorie prioritarie, aveva affermato pochi giorni dietro il commissario Renato Costa. Abbiamo già fatto avere al comune di Lampedusa e Linosa
una macchina per processare tamponi. L'USCA, inoltre, verrà dotata di ulteriore personale sanitario, di nuovi tamponi antigenici di seconda generazione che serviranno per chi fa ingresso nelle due isole e per qualunque altra esigenza epidemiologica. Lampedusa e Linosa non saranno lasciate sole, era il monito. Una promessa che aveva certamente rassicurato il sindaco Martello, che si era visto accogliere tutte le sue richieste, soprattutto quella di prestare maggiore attenzione alle necessità delle isole. Finalmente si concretizza una linea ufficiale su come garantire la vaccinazione a Lampedusa e Linosa, dichiarava soddisfatto, certo, il primo cittadino, ma oggi fortemente preoccupato. Meglio rischiare che morire di fame, questo lo slogan della protesta di ristoratori e wedding planner che parte da Messina. Vediamo. Ristoratori, operatori del settore wedding e delle filiere correlate, fortemente penalizzate dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia, sono scesi in piazza a Messina. La manifestazione di protesta degli operatori della Federazione Italiana Pubblici Esercizi si è svolta in piazza Unione Europea. Il settore è in ginocchio, ha evidenziato nel suo intervento il presidente di FIPE Confcommercio Carmelo Picciotto, e bisogna intervenire subito. Oggi i ristoratori sono semplicemente il trade union. La sinergia fra le due cose più importanti dal punto di vista strategico italiane, che sono tutta la filiera della ristorazione e turistica e l'agroalimentare. Non ci dimentichiamo che da noi, con la socialità sicura, questi mondi diventano produttivi. Nessuno va a vedere un monumento, ci vai a vedere perché si mangia bene in quella zona. Il territorio vive attraverso la ristorazione, siamo dei promoter sicuri di tutto quello che il nostro territorio può dare. Quindi io mi domando, dopo un anno e quattro mesi, che senso ha continuare a chiudere i ristoranti quando i ristoranti abbiamo capito tutti che, intanto perché ci sanno lavorare in sicurezza, abbiamo già i manager dell'HACCP, possiamo mettere un Covid manager, ma soprattutto non c'è incidenza in negativo. Abbiamo dimostrato che tenere i ristoranti chiusi non ha senso dal punto di vista della lotta alla pandemia. Quindi perché continuare su questa strada? La politica deve avere la capacità di scegliere. Noi il nostro lavoro lo sappiamo fare, si vede qua. Chiedete a tutti i professionisti che ci sono oggi. Anche questa manifestazione sono venuti a far vedere che c'è una professionalità, che c'è voglia di lavorare. E allora perché continuiamo a percorrere strade che abbiamo capito che siamo fuori tempo massimo? Non possiamo, è già tardi domani. È già tardi, fateci riaprire immediatamente. Il coprifuoco è ovviamente la debita conseguenza dei ragionamenti miopi che si sono fatti fino ad ora. Se lei crede che io faccio una dichiarazione sul coprifuoco, il coprifuoco è la fine della miopia. Cioè, quando alla fine un medico non trova un buon sistema per curare il malato, ovviamente poi le prova tutte. È un'altra prova per dimostrare che questa miopia incalzante non può essere più sopportata, perché incide sulla dignità delle persone, ma non soltanto delle persone che lavorano, ma anche di quelle che non lavorano e che godono dei servizi. Poi andiamo a vedere quanti psicologi ci vorranno per farci uscire dagli effetti di questa pandemia. E comunque noi non ci stiamo più a morire di fame. Il problema di fondo, secondo me, da una mia interpretazione della normativa e soprattutto del decreto del gennaio 2021 al punto N, c'è un problema proprio di inglobare l'attività del wedding in attività di discoteche o altri grandi eventi come possono essere le fiere piuttosto che i concerti. Allora bastava, o basterebbe, questo è anche un invito alle istituzioni, di intervenire in tal senso, di eliminare il ballo o un intrattenimento e inglobare il semplice ricevimento di nozze nei codici ad ego che riguardano la ristorazione. Quindi in zona gialla è possibile fare ristorazione. Il diritto al matrimonio è riconosciuto dalla Carta dei diritti costituzionali della Costituzione italiana, ma anche dai diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti umani. Il matrimonio non si può celebrare, come pensa il signor Draghi, fra i due sposi e i due testimoni. Il matrimonio è una celebrazione, è un evento a cui hanno diritto a partecipare i nonni, i genitori. Non si può celebrare in intimità come ritengono loro.
Però è anche vero che il matrimonio è un evento chiuso, è perfettamente tracciabile. Loro non considerano che al matrimonio vengono parenti, parenti che hanno tutto l'interesse a non essere infettati e a non infettare. Il presidente della Commissione regionale sulla mobilità, Giussi Savarino, tira le somme a margine dell'ultima riunione che ha puntato i riflettori sulle opere inserite nel Recovery Fund. Arturo Cantella. La presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità, l'agrigentino onorevole Giussi Savarino, nel corso della seduta in merito alla rete ferroviaria regionale, ha comunicato che con Reti Ferroviarie Italiane e l'assessorato alle infrastrutture è stato fatto il punto dei progetti pronti riguardanti la Sicilia, affrontato tanti nodi anche per il doppio binario della Palermo-Catania, il completamento della Catania-Messina, la Palermo-Trapani-Marsala e altri punti, aperto anche un focus particolare sulla zona occidentale che rientreranno nel Recovery Fund, sia le due fermate di Fontanelle e San Michele ad Agrigento che l'ammodernamento della tratta Palermo-Agrigento andata e ritorno, da me fortunatamente sollecitate da anni. Sono due fermate importanti, afferma la Savarino, 40 km di tratta ferrata che non permette oggi l'uso dei treni Modern Pop. Queste opere verranno finanziate attraverso il Recovery Fund, non solo nella progettazione definitiva, ma anche nella sua realizzazione. L'onorevole Savarino continua nel suo comunicato che ha sollecitato l'inserimento dei lavori dei 90 km della Castelvetrano-Porto Empedocle, quali collegherebbero la provincia di Agrigento a quella di Trapani e all'aeroporto di Birgi. Un progetto fondamentale che insieme alla Palermo-Agrigento rappresenteranno un collegamento veloce per le due province su cui il governo Musumeci si è impegnato particolarmente. Ci riaggiorneremo, conclude l'onorevole Giussi Savarino, in commissione con i soggetti interessati tra 3 settimane per capire cosa sarà definitivamente finanziato dal Recovery Fund e cosa invece rientrerà nell'accordo tra regioni e reti ferroviarie italiane, quindi sarà oggetto di altri fondi di finanziamento. Viviamo un'occasione unica di riscatto e di rilancio, continua Savarino, che non possiamo perdere, per questo resta alta la nostra attenzione in merito sia mia che quella della Commissione Territorio e Ambiente che presiedo. Dopo 25 anni di militanza in Forza Italia, l'onorevole sindaco di Cammarata Vincenzo Giambrone nei mesi scorsi è transitato alla Lega, dove oggi riveste il ruolo di coordinatore provinciale. Vediamo. Siamo con il nuovo coordinatore della Lega in provincia di Agrigento, l'onorevole Giambrone. Onorevole, intanto come mai questa sua adesione alla Lega di Salvini? No, è stata una scelta, andando io uomo di centrodestra, ovviamente avendo preso atto di taluni atteggiamenti, mi fermo solo a questo, commessi e messi in atto a livello regionale non solo, ho dovuto assumere una linea di definizione assoluta di quello che era la mia storia per 26 anni. L'ho fatto a malincuore, con dispiacere, e però non c'era alternativa. Dopodiché sono aperti gli scenari. E come uomo di centrodestra mi sono avvicinato alla Lega, ma principalmente in Sicilia, proprio perché ho fatto una considerazione. Se Salvini sceglie come suo segretario regionale una persona moderata, quale l'onorevole Lino Minardo lo conosco da tempo, lui, la sua famiglia, persone molto moderate, è ovvio che la Lega, che Salvini quindi, vuole che la Sicilia, ecco, cominci a parlare bene della Lega e si vada a sdoganare tutto ciò che si dice attorno alla Lega. La Lega è ormai un partito di governo, la Lega è proiettata ovviamente ad amministrare anche la nazione. La Lega oggi fa ragionamenti diversi. Salvini entra responsabilmente nel governo Draghi e fa una dichiarazione, già da un segnale di apertura per l'Europa, e usa un linguaggio molto più moderato per quanto riguarda l'immigrazione, che comunque va controllata. Fermo restando che, per quel che riguarda alcune tematiche, come quella per esempio di questo blocco assoluto che c'è, questa chiusura che c'è, di questo coprifuoco che è insopportabile, perché non si può generalizzare su tutto, quando c'è da assumere posizioni che servono a tutelare e difendere le categorie intanto produttive, tutte le partite IVA e comunque tutti quelli che spendono i loro sacrifici finanziari e anche, se mi permette, di salute, che investono sul territorio
creano servizi e producono ricchezza, questi vanno difesi. Il postino da adesso porta i farmaci a casa. Scopriamo come nel servizio. Da oggi ad Agrigento sarà possibile ricevere i farmaci a domicilio grazie all'accordo tra le Poste Italiane e la PharmApp. Il servizio di consegna a domicilio, come comunicato dall'ente Poste, può essere richiesto sul sito internet www.farmapp.it oppure sull'app PharmApp, consegna farmaci scaricabile gratuitamente attraverso il Google. Selezionando la propria farmacia di fiducia tra quelle aderenti all'iniziativa e scegliendo i prodotti di cui si ha bisogno tramite un pratico sistema di navigazione per categorie. Sarà quindi il portalettere delle Poste Italiane di Agrigento a recarsi in farmacia per il ritiro del prodotto e recapitarlo entro il giorno successivo a quello della richiesta. Entro poche settimane il servizio in modalità next day, con consegna entro la giornata successiva a quella della richiesta, sarà attivo anche in altre 100 località in Italia. L'obiettivo dell'accordo siglato dalle Poste Italiane con 4K SRL, società leader in Italia per la consegna del farmaco a domicilio, è portare nei prossimi mesi il servizio di consegna in circa 1000 località italiane tramite appunto la piattaforma proprietaria PharmApp. Con questo accordo, inoltre, le Poste Italiane intendono potenziare un servizio di consegna a domicilio semplice, capillare e flessibile, ancora più importante in un periodo per le categorie più deboli è consigliato uscire di casa il meno possibile. Per il servizio di consegna a domicilio dei farmaci sono accettate varie modalità di pagamento, direttamente in piattaforma con carta di credito oppure comodamente alla consegna del portalettere. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ricorre oggi, 30 aprile 2021, il 39esimo anniversario della morte del deputato e segretario regionale del Partito Comunista e sindacalista Pio La Torre, ucciso dalla mafia insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. Vediamo. Politica e mafia unita all'economia. Un'assurdità che purtroppo esiste e molte volte ha creato dei veri e propri mostri che hanno oppresso il Sud e che oggi li vedono presenti anche in tutte le altre regioni dello Stivale. Quando si parla di questo, subito viene alla mente una domanda: ma come agirebbe Pio La Torre? Una domanda che insiste in questo anniversario della sua morte per mano mafiosa. Ipoteticamente ci si dà una risposta. Di sicuro avrebbe reagito con calma, pensando a come sollecitare il popolo alla lotta contro la mafia, come politicamente non permettere ai tentacoli di espandersi, quindi una lotta culturale dentro e fuori le istituzioni, ma principalmente come togliere l'infa vitale a questa, cioè attaccando tutto ciò che è denaro, utile all'alimentazione della sua forza. Pensando alla sua uccisione, non possiamo non pensare alla legge Rognoni-La Torre, che introdusse il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice penale italiano. Fu approvata dal Parlamento italiano il 13 settembre 1982, a seguito del suo omicidio e quello del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre, nella strage di Via Carini. Questa legge è un esempio di come, se vuole, la politica può reagire. Dopo 38 anni, il suo nome e il suo volto e quello di chi è morto con lui, cioè Rosario Di Salvo, ispirano lotta ferma e azioni di sensibilizzazioni, perché non vinca l'omertà. Chi utilizza il potere per la sopraffazione e l'economia non per lo sviluppo, ma per affari loschi, creando solo povertà. Un insegnamento, quello di Pio La Torre, che ancora di più oggi deve essere portato avanti e fatto presente alle nuove generazioni, perché il suo pensiero e quello di altri eroi della resistenza contro l'oppressione della mafia possa ispirare una nuova società, che è possibile, bisogna essere fiduciosi e combattere per questo. Se questo non accadesse, non avremmo capito niente di Pio La Torre, e quindi inutili e ipocrite risulterebbero le commemorazioni. Quel 30 aprile 1982, alle ore 9:20 circa, la mafia non ha ucciso solo il dirigente del Partito Comunista, ha ucciso anche un uomo di libertà e di lotta, uno che sapeva andare oltre l'appartenenza politica e coinvolgere tutti, ma di sicuro non ha cancellato il suo pensiero e le sue intuizioni, che ancora oggi sono patrimonio di chi in prima linea non dà tregua ai mafiosi e di coloro che tramandano il suo pensiero alle nuove generazioni, che in più casi hanno messo in evidenza l'importanza della figura di Pio La Torre, una figura che spesso ha anche idee utili per il futuro. A Messina trovati 5 ordigni bellici in un sacco abbandonato tra le sterpaglie. C'è il servizio.
Pericolosi ordigni bellici sono stati rinvenuti tra le sterpaglie a Messina. A fare la scoperta i finanzieri del comando provinciale, che hanno individuato nel corso di alcuni controlli del territorio bombe e cartucce all'interno di un sacco di plastica abbandonato a bordo strada in località Sperone, contrada Serri. Gli ordigni bellici sono verosimilmente risalenti all'ultimo conflitto mondiale e sono stati trovati in pessimo stato di conservazione e pertanto altamente pericolosi e potenzialmente letali. Nel dettaglio, le fiamme gialle del gruppo di Messina hanno rinvenuto 5 bombe a mano SRCM modello 35 e 4 cartucce calibro 6,35 NATO per moschetto. La scoperta di tale materiale bellico è avvenuta in luoghi facilmente accessibili a chiunque, in quanto carenti di qualsivoglia recinzione. Inoltre, il materiale esplodente sarebbe risalente al periodo bellico, è risultato funzionante con la carica esplosiva ancora integra, completa di detonatore e quindi altamente pericolosa e potenzialmente in grado di deflagrare. Il successivo intervento dei tecnici del nucleo artificieri della Polizia di Stato ha permesso nell'immediato di rendere immediatamente inerme il materiale esplodente rinvenuto. Del rinvenimento è stato informato il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Messina, il quale, stante l'elevato grado di rischio del contesto segnalato, ha disposto l'immediata messa in sicurezza e distruzione degli ordigni. L'operazione ha consentito ancora una volta di scongiurare un grave pericolo per l'incolumità pubblica e testimonia l'impegno del Corpo nel concorso alle attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito del più ampio dispositivo istituzionale svolto dal Corpo a salvaguardia della pubblica incolumità. San Vito Lo Capo si prepara alla stagione estiva. Vediamo. Intanto a garantire tutti i servizi alla fruizione dell'area del Comune di San Vito Lo Capo, come se non esistesse il Covid. Noi pensiamo che avremo quest'estate un'affluenza che potrà essere paragonabile a quella dell'anno scorso, se non migliore. Per cui chi viene da noi non deve venire come se ci fosse uno stato di emergenza, deve venire rassicurato che tutto è fatto in sicurezza, ma che i servizi sono tutti attivi. E questo bilancio che abbiamo approvato garantisce tutti i servizi. Per dirne alcuni, i servizi alla balneazione, il trenino per Baia Santa Margherita, il bus in navetta, la sosta a pagamento, insomma tutto quello che occorre perché la gente venga contenta di fruire di servizi veri e servizi dedicati anche alle attività ludiche e al turismo. Dopodiché, oltre a questo, che è quello che secondo noi un comune deve garantire, la pulizia e tutto il resto, siamo riusciti a intervenire anche sui lavori pubblici, diversi lavori pubblici, tipo il ripascimento della spiaggia, la sistemazione di una villetta, i campetti della zona del porto verranno tutti sistemati, sono già iniziati i lavori, la manutenzione del verde in maniera ordinaria, un miglioramento del sistema fognario esistente con un investimento di quasi 600.000 euro, 990.000 euro siamo riusciti a demungere come finanziamenti pubblici per quanto riguarda la messa in sicurezza della strada dello Zingaro, la strada di accesso allo Zingaro, che è una cosa importantissima perché un posto può essere meraviglioso ma deve essere raggiunto in sicurezza. La sistemazione del Torrazzo, che è una bella struttura che abbiamo a San Vito che sarà destinata all'ampliamento del Museo del Mare, garantiremo la sicurezza dello scalo di Alaggio per i pescatori e anche per i diportisti e non ve ne racconto altri, se no pensate che voglio dire troppe cose, ma questi sono quelli che faremo quest'anno, perché poi il piano triennale inserito nel bilancio prevede per il 22 e per il 23 altri interventi, per esempio 775.000 euro sul finanziamento su una scuola che è la Capuana, quindi la messa in sicurezza della scuola Capuana, la progettazione della messa in sicurezza della strada dei Marmi, molti non lo sanno ma questo potrà essere un elemento di curiosità, si potranno andare a interessare chi lo vorrà, la messa in sicurezza di Macari, Castelluzzo, le zone a grande dissesto idrogeologico e dimenticavo che già quest'anno con un intervento di 120.000 euro faremo un minimo nella zona di Montemonaco, una zona a rischio dissesto più vicina al comune. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi. Buon weekend e buon primo maggio. A presto.